Grazie. Grazie, signore. Buongiorno, ufficiali e signori. Giorno, sergente. Come va, Keegan? Ah, va a meraviglia, sono alle porte di una licenza. Ah, dove vai? Non so ancora, ma sarà un posto con tanto verde. Tanto. Allora risulta che non trasportate alcolici o donne o animali sulle vostre persone, il che e come si conviene. Ah, quello è nuovo. Hai colto molto bene il vecchio Bradley. Sì, un tantino sono riuscito a coglierlo, vero? Sa una cosa? È lei che non riesco a cogliere. Già, ha troppe spine. Senti, quanto tempo ci vuole per fare un ritratto a olio? Beh, una settimanella di schizzi preliminari e un mese per dipingere. Vuole essere immortalato da me, maggiore? No, io no. In caso sarebbe per fare un regalo a mia moglie. Le fa fare un nudo? Non per immodestia, ma se c'è una cosa in cui vado forte è proprio il nudo. Comunque, scherzi a parte, ben volentieri. Sentirò che ne dice lei quando torna da Chicago. Tocca a lei muovere. L'alfiere da scacco. L'alfiere da scacco? Povero ingenuo, l'alfiere da scacco. Ma come può... Oh. Grazie, signore. Grazie, signore. È un ottimo artista. Già, che diavolo ci farà nell'aviazione? Tanto vale lo sappia, ho chiesto di trasferirlo ad altro servizio. Ah, e perché? Noi per temperamento non siamo fatti per lavorare insieme. Grazie, signore. Grazie, signore. Se si nega la validità dell'insubordinazione, deve proprio credermi. Lei non risponde alle esigenze. Le esigenze di chi, signore? Le mie. Comunque la ringrazio. Potrò farmi altri programmi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Caffè caldo e sandwich. Vada, capitano. Grazie, signore. E buona giornata. Altrettanto. Allora, controllo modulare? Siamo qui per questo, no? Prima fase. A me sembra un satellite in rientro, distrutto da attrito. Negativo per satellite. Blu 4-1. Rosso trasmette e riceve. Blu 4-1. Break. Parte 1. 3. Charlie. Alfa postrò. Tango. Parte 2. Tango. Alfa. Charlie Delta. Iota Oscar. Parte 3. 04. 3346. Confermato da controllo Sierra Alfa. C'è di che muoversi. D'accordo. Attacco con testate multiple. Pronti per ordine contrattacco? Sì, signore. Contatto su 265, rotta 85 gradi. Santo Dio. Armare tutti i missili. Missili armati. Tutti quanti. Posizioni su 051015. Zulu, whisky 4. M1, allarme. 1. Allarme, conferma missili nemici. Missili nemici
missili diretti sui principali centri abitati degli Stati Uniti. Missili nemici diretti sui principali centri abitati degli Stati Uniti. Decollati. Confermato. 300 intercettori in volo. Appello Fostrò, 420. Rotta 5 gradi, 42. Per attivare tutti pronti. Per attivare tutti pronti. PLCA commutatore opzionale a 99. PLCA commutatore opzionale a 99. Tutti i CBF prepararsi a ricevere secondo allarme 051. Lancio missili in contrattacco su tutti gli obiettivi nemici. CL Alpha, Robert, 25 sconosciuti. Pronti per lancio. Inserire chiave. Inserita. Ruotare al mio comando. 3, 2, 1, ruotare. 1, 2, 3, distacco. Ricevo comunicazioni di lancio. Ho la spia di missili fuori sull'LFC-5. Avvisa comando. 10 missili. Lancio in progressione. Confermato. Intercettazione avvenuta. Valuta solo un 40% di missili nemici colpiti. Si conferma che missili hanno colpito Boston, Philadelphia, Trenton, Washington, Detroit.
Ehi, Keegan! Noti qualcosa di diverso? Certo che lo noto. Chi è quella che hai dietro a te? L'ho trovata a Barstow. L'ho convinta a farti da modella. Contento? Accidenti. Vuoi che venga giù a darti una mano? No, no, resta lì. E sta a vedere che classe. Oddio, Tanner, non puoi lasciarla lì così! Di puttana! Che ti agiti a fare, Keegan? Non ha bisogno del nostro aiuto. Che accidenti stai dicendo? Come non ha... Mi sta dando di volta il cervello. Ma no. Tornando da Barstow, con quel manichino ci ho parlato per tutto il viaggio, sai. Ho perfino fermato la moto e l'ho baciata. È da pazzi, no? Beh, veramente non lo so se sia da pazzi. Ma da egoisti, sì. Haskins, ce la siamo presa con calma, eh? Scusa, sono dovuto andare dal generale Landers. Sì. Mi devi 20 minuti. 20 minuti? Accidenti, e che sono mai 20 minuti? Lascia perdere che sono mai 20 minuti. Sono miei e li rivoglio tutti. Ok, ok. Pazzoide. Fin dove ci arriveremo? Dipende dagli ostacoli che trovi. Sai che non era mai stato collaudato? Tanner dice che è arrivato fino a Phoenix. Dammi una 316. Lei ci crede? Sì, è capace. Svitato com'è. Perché si è congedato? Tom, perché non guardi se è quella giusta? Sì, signore. Con l'autorizzazione del generale Landers puoi andare. Se mi è permesso, signore, non credo che il generale sappia bene quello che accade. Insomma, è che sta lì tutto il giorno in sala di controllo e beve. È il comandante. Ce ne andremo quando ci sentiremo pronti. Questo posto entro un mese crollerà. Hai ragione, Tom. Landers è partito. Thank you.
Aiutatemi! Venga via, presto! Sono passati 2 giorni e sento ancora puzzo di fumo. Nessuno ne è uscito. Lo so. Poveracci. Ma forse stanno meglio di noi. Non sono d'accordo con te. Allora, voi due continuate la vostra vita da non conformisti o volete venire insieme a noi? Purché non mi debba riarruolare. No, Tanner, non deve riarruolarsi, però sia ben chiaro. Comando io. Sottigliezze da diplomatico. Prendete la vostra roba se venite. Keegan, tu a bordo con Perry. Tanner, lei viene con me. Mica gli passa di dare ordini. Landmaster 1 a Landmaster 2. Landmaster 2 a Landmaster 1. Mantenere contatto a vista. Ci fermeremo alle ore 12. Ricevuto. Dove siamo diretti? A Albany. Albany? Ha qualche parente laggiù. È il solo posto da cui ci è giunto un segnale. E ce la faremo mai con questi? Non ce la faremo senza. Albany è il posto su cui puntare. Una specie d'obiettivo dell'operazione, vero? La può chiamare così. Ecco. Vede, c'è... c'è un passaggio. Beh... proprio un passaggio. Sembrerebbe il sentiero dell'ultima speranza. Non è l'ottimo, ma è il meno peggio. E se ci capita di deviare? Esistono zone radioattive insuperabili. Ma il pericolo non sta nel deviare. Vicolo dei dannati ha anche il guaio di essere largo 100 miglia. Vicolo dei dannati? Chi gli ha dato questo nome? Io?
Non credevo fosse mai stato bambino, ma incredibile, anche lei ha letto i fumetti. Ha un gran motore. Perché tanta segretezza intorno a questi cassoni? Divieto d'accesso ai non addetti ai lavori. Me lo farebbe portare un po' ora. Giusto, si guadagna il suo mantenimento. Pronto? Sì. Questo è il tachimetro. Per il resto è come un'auto comune, a parte un sovraccomando manuale sulla frizione. Avanti, gli dia gas. Accidenti, questo è un rinoceronte. È incacchiato pure. Questo affronta dislivelli di 60 gradi. Funziona anche in acqua, con una velocità di crociera di 60 miglia all'ora. Ha tre meccanismi di propulsione separati e può operare con entrambe le ruote anteriori o posteriori fuori uso. Quante benzine ha? Perché avete lasciato l'aviazione, voi? A quale aviazione ti stai riferendo? Diciamo il servizio, allora. Beh, dopo le bombe atomiche non mi è sembrato che avesse più molto senso avere tutte quelle consegne, divise, saluti e signor sì. E se l'avessimo pensata tutti così? Se tutti l'avessero pensata così, questo mondo sarebbe certamente più abitato. E partite di baseball, e canzoni. E fare all'amore, crescere bambini. Senti, sai che ti dico? Svegliami quando vuoi che guidi questo pachiderma. Ecco, veda di non perdersi. Ma riuscirò a seguirla? Non si preoccupi, il mezzo la seguirà da solo. Vediamo, 615105.1. Regga solo lo stesso e faccia scena. Ecco, punti a nord-est, segua la bussola. Vede la spia verde? Sì. Sì, allora ecco, se scarroccia si accende il rosso e lei manovra finché non torna il verde, ci riuscirà? Non è da tutti. Già. Si guida come un tram. Dovremmo mettere fuori un cartello. Per vicolo dei dannati. Capolinea, Albany. Confermate a Las Vegas e Salt Lake City ed altri luoghi pittoreschi. Se ha bisogno di me, chiami con l'interfono. Signor sì, ricevuto. Non si sente più né musica western né folk, né tribune politiche, e neanche Radio Acqua Santa. Ero presso al mio balcone in un freddo e grigio giorno e guardavo... Non comprendiamo vostro codice, passo. Cantate reprobi! Avanti! Questo cerchio del peccato spezzeremo per volare. C'è una casa che ci aspetta, la tua casa, oh Dio, su nel cielo. Scusate, Bianchifiori, vi devo interrompere per parlare col maggiore Denton. Passo. Sta dormendo, che ti serve, dai? Il monitor qui rileva qualcosa davanti a noi. Di che natura? Passo. Non lo so. Ma è grande e in movimento. Sta tranquillo, tenente, lo vedo. Sembra una specie di uragano. La disposizione operativa è di trincerarsi e di lasciarlo passare. Ci rivediamo oltre! Animale! Ma questo coso si trincera da sé, perché io con la pala non ci esco.
Che succede? C'è un uragano! Ci giravo intorno, però è inutile. Che fa allora? Ci passo in mezzo. Dov'è Perry? Si starà trincerando. E lo aveva consigliato anche a lei? Sì, ma io ho pensato che era meglio cercare di sfuggirlo. E questo lo chiama sfuggirlo? Si regga, maggiore! Questa è meglio della carrera messicana. Comincia a scavare, bello. Quasi addosso. Il Landmaster è stato progettato per subire questo stress. Guardate! Che bello, eh? È stato bello, no? Molto bello. Azzardato e molto stupido. Doveva seguire le istruzioni di Perry e trincerarsi. O farà le cose a modo mio o andrà a piedi. Master 2 alle Master 1. Landmaster 1 alle Master 2. Passo. Landmaster 1, parlate. Landmaster 2 alle Master 1, parlate. Landmaster 2, qui Landmaster 1, ci ricevete? Passo. Vediamo da dove è partito. Eccolo. Lì qualcosa non va. Piegarlo. Vuoi dire avanti o indietro? È rotto? No, non credo. Forse non è grave. Perry è morto, vero? Trasbordiamo la benzina e le provviste. Deve aiutarmi. Non ha il coraggio di ammettere i suoi torti, eh, maggiore?
Non ne facciamo un caso personale, Tanner. Perry è morto. Non comporta torti o ragioni, ma solo che Perry è morto. Richiesta di soccorso. Trasmettiamo da Albany, New York, sulla frequenza di 808 kilocicli, punto 90. Richiesta di soccorso. Trasmettiamo da Albany, New York, sulla frequenza di 808 kilocicli. Perché spegne? Possono dire di più? Trasmettono questo stesso messaggio da 2 anni. Niente in più, niente in meno. Perché niente in più? È un nastro, programmato per la stessa ora ogni settimana. Che può significare? Significa che dopo la bomba c'era qualche persona viva e avevano abbastanza energia per trasmettere. Vuol dire che forse arriviamo fino a Albany solo per trovare un cervellino elettronico in un grande edificio vuoto? Io non so che cosa troveremo, ma il solo modo per saperlo è arrivarci. Ehi, eccola! Mirate Las Vegas. Tutto lì. È sempre meglio di notte. Di giorno si sente la mancanza dei cammelli. Bello il casino circo. Perché non ci fermiamo? Sì, fermiamoci. Vabbè. Oh, quasi vinci di sistemi. Ragazzi, non cambia niente. Bomba o non bomba, a Las Vegas la luce non manca mai. Ehi, Tanner. Vuoi giocare a 21? D'accordo. Allora. Mano mia. Va bene. Ancora? Fregato un'altra volta, ecco a te. Ah, troppa grazia. Banco vince. Tanto per cambiare. Ehi, guarda qui, qualcuno è scappato senza prendere la vincita. È la prima volta nella storia. Dovevano andare con una certa fretta. Eh? Ah, accidenti, questo è pagare, bambina. Porca miseria, ma questa gigio qui funziona. Io questa me la porto a casa. Oh, mi devi un nickel, dai. Bada, se non vinco ti sfondo, avvertita. Ehi, maggiore, giochi un po'. Tenga, avanti. Sì, coraggio, maggiore. Tanto che ha da perdere. A parte i soldi. Ehi! Pioggia! Accidenti, questo sì che è il culo dei principianti. Dai, dai, spostati, non essere allora, egoista. Ora spanco tutto. Avanti, belle, sputate i soldi! Ehi, in questa fila sono tutte fasulle! Sei tu, fasullo, non le macchinette! Sempre fortunati, la conosce il maggiore. Non fermarti ora perché così vai benissimo. Oh, salve, salve.
Voi adesso mi chiedete come sono sopravvissuta. È molto strano, sapete, perché già pensavo di non essere sopravvissuta affatto. Io ho cantato qui per quasi un anno e scrivevo anche canzoni e cercavo di darle agli assi che venivano a fare le serate a Las Vegas, ma senza successo. Il manager diceva che mi avrebbe aiutato, diceva di conoscere Frank Sinatra. Lo so che è una storia molto patetica, ma chissà, poteva anche essere vero. Non ho mai potuto assicurarmene. Lui mi convinse a diventare la sua amica. Un modo per ricambiare il favore che avrebbe fatto lui a me. E subito dopo che ebbi fatto la mia parte, arrivò la bomba. Allora io decisi che non ero destinata al successo. Il buon senso mi ha sempre assistita. Che ne è stato di quello, del manager? Che gli è capitato? Alex è stato molto sfortunato. Non riuscii ad accettare questa tragedia. Mai. Ogni mattina si svegliava pensando che tutto fosse come una volta, ma poi ricordava. Ebbe un attacco di cuore. Se ne andò nel giro di 6 mesi. All'inizio sentivo macchine, aerei. Una notte mi svegliai e sentii un campanello, come di bicicletta. E corsi subito a guardare. Non per compromettere la sua classe, ma dovrà rinunciare a queste toilette. Non abbiamo l'ambiente intonato. Oh, mi scusi. Deve perdonarmi. Ma è tanto di quel tempo che non faccio viaggi. Basterà una valigetta. Le consiglierei jeans e camicette. Cerchiamo della benzina a Salt Lake, prima delle montagne rocciose. Ok. Le montagne rocciose? Mm-hmm. Ah, magnifiche! Ho stabilito un orario di docce per evitare lo spreco di acqua e che precisa bene i turni, così lei avrà la sua privacy. E annuncio con piacere che potremo farla tutti una volta alla settimana, che sia necessario o no.
Ehi, Jack, guarda qui. Ah, lascia perdere, i guai sono finiti per loro. Neanche il fisco ha mai spolpato così la gente. Però c'è qualcosa in questi scheletri, maggiore. Cosa? Sono completamente scarnificati, sembrano perfino tirati a lucido. Beh, ma sono lì da 2 anni. Lo so, ma gli sportelli erano ancora chiusi. Andiamo in centro a vedere che troviamo. Che ne fa del piede di porco? Serve la carta di credito per fare lo shopping, maggiore. Crede che sia al sicuro con lui? Certo che è al sicuro. Ma lei precisamente cos'ha contro Tanner? Io non ho niente contro di lui, solo che non gode della mia fiducia. Ah, che schifo! Odio gli insetti. Oh, non ce l'ho fatta a schiacciarlo. Sono scarafaggi corazzati. Non ci sarà un loro club là sotto? Io prendo il tubo. Vedi. Ok, azioni la pompa. Dio. Mamma. Presto, via di qua. Di guardia alle scale. Tanner, qui è Denton. Tutta la città è infestata da scarafaggi carnivori. Ripeto, scarafaggi carnivori. Non mi dica. Maggiore,
Siamo all'ultimo piano dei grandi magazzini. Usciamo da una finestra sperando di raggiungere l'edificio accanto. Tanner, sto dirigendo sulla sua posizione. Sto dirigendo sulla sua posizione. Reggiti! Ehi, guardate là! Venite a vedere! Ehi ragazzo, vieni fuori! Non ti facciamo niente! Vieni fuori! Ma che fai? Sei matto? Sta tranquillo, figliolo. Non ti faremo niente. Ma che fa? Si diverte a vedermi crocchiare da un ragazzo? E sta buono!
Sta tranquillo. Non ti facciamo del male. Morta mamma, papà non faceva che andare in giro. In nessun posto particolare. E continuò per tanto tempo. Non avete visto nessun altro? No, dopo quello che era successo alla mamma ci tenevamo nascosti. Ora dov'è tuo padre? Che gli è successo? Cadde in un burrone. E si ruppe tutte e due le gambe. Oh, e tu che facesti? Gli sono stato vicino fino alla fine. Questo quanto tempo fa? Circa 4 lune, a giudicare da quanto mi sono cresciuti i capelli. E da allora non hai fatto altro che vagare? Tanto a star fermo che ci guadagnavo. Stiamo attraversando tutto il paese con quel mezzo là. Vuoi venire con noi? Oppure se resti qui ti lasciamo delle provviste. Come preferisci? Ce n'è un altro po'. Oh sì, sicuro. È difficile portarla con la moto. Non tanto. Se vengo con voi mi insegni a portarla. Affare fatto. Allora che succederà? Niente, che vuoi che succeda? Peggio di così. Billy, tutte quelle esplosioni hanno, diciamo, sbilanciato l'asse terrestre. Che è l'asse? Una specie di cardine. Sì, qualcosa del genere. E se ritorna a posto, tutto potrebbe tornare normale. Allora ci vorrebbero delle altre esplosioni per sistemarlo. Ma, non lo so. Potrebbe sistemarsi anche da sé. Da sé non succede mai niente di buono. Neanche a volerlo con tutte le forze. Devi farlo per conto tuo. Ti piacerebbe guidare? Non so se ci riesco. Prova. Dai, lo portiamo insieme per un po'. Prendi lo sterzo. Guarda un po' che andiamo a trovare in questo deserto. E chissà, forse in quelle pompe c'è ancora del carburante. Allora ragazzi, 10 minuti di sosta per rifornimento. Potete usufruire di un efficiente servizio bar e toilette. Se ci fosse un generatore, guardiamo un po'.
Riuscirà a farlo funzionare? Ne dubito. Che succede? Siete ben disposti, eh? Gran bell'aggeggio avete là fuori. Dove andate? A Albany. Ci proviamo. Voi da quanto siete in giro? Da che andò tutto a puttane. Eravamo in pochi, ora siamo in meno. I morti sono morti. I vivi stanno morendo. E questo vale anche per voi. Beh, se possiamo fare qualcosa per voi prima di proseguire. Ora ci penso. E a voi, ragazzi? Non vi viene in mente niente? Ci sono. Mostrateci quella vostra macchina, generale. Ci ho pensato. Il ragazzo e la signorina restano qui, a riposarsi. E magari la signorina suona ancora. Ci era piaciuta. Perché non suoni qualcosa per me? Che cosa vuole che suoni? Non mi importa. Suona qualcosa e basta. E continua a suonare. Ragazzo, vieni qui. Sta vicino a tua madre. Non è mia madre, né tu mio padre. E io sto dove mi pare. Saranno guai per lui quando lo piglio. È meglio che lo richiami. Thank you.
Va fuori. Prendo un lecca-lecca. Va fuori. Ne prendo un altro solo, per piacere. Non lo dico ai suoi amici. Dite che andate a Albany? Non è qua dietro. Ehi, tu, ritorna là dentro. Ma quello mi ha mandato fuori. Dice che vuole restare solo con mia madre. Come? Ma che vuole restare solo con la madre? State zitti! Un momento. Me ne occupo io. Voi tenete d'occhio questi due. Vieni, ragazzo. Voglio stare con mio padre. E lasciatelo in pace. Ma dico, quel vostro amico di là con mia moglie... Non ti preoccupare, amico. Lui non farà niente che non faremo anche tutti noi. Solo che lui non ha diritto alla precedenza. Io ho un PLCA 99. D'accordo. Rallenti, non possiamo correre il rischio di fondere. Perdiamo un ingranaggio in coda. Diriga su 0,15 gradi nord. Sì, forse lo troviamo intorno a Detroit. Un pezzo di ricambio per questo affare? Si possono utilizzare i pezzi di un camion. Basterebbe un semirimorchio. Lei resti sotto le 40. Ma le cose torneranno mai normali? Chissà, Billy. Benché non è che vada poi tanto male ora. C'è da mangiare, da bere, fuochi d'artificio tutte le sere. E chissà, se Denton riesce a far camminare quel trespolo, in qualche posto arriveremo. Dove? A Holborn? O lì o da un'altra parte.
Accidenti, come zoppica questo motore. Per questo siamo qui, Tan. Ci passo bene da quella parte. Sì, sì, c'è un sacco di posto. Ci uscirà lei a marcia indietro. Se vede dei camion, l'ideale è un semirimorchio. Forse da questa parte. Ecco, guardi là. Deve essere il reparto camion. Quello sembra il mio vecchio camioncino. Signori, per Disneyland si scende. Già parco macchine, ora parco della rimembranza. Questo forse può andare. Tanner, mi dia una mano. Senti questo rumore. Che rumore? Non so, è come un lamento, un motore lontano. Non saprei. Non avevo mai visto tante macchine insieme. È il tuo retaggio, Billy. Cos'è il retaggio? Quello che la gente lascia agli altri quando ha scoperto che non funziona. Questo rumore aumenta. Senti, io devo aiutare dentro. Non allontanarti. Qui è pieno di bestie selvatiche. Di bestie selvatiche? Eh sì, ci sono jaguar, barracuda, impala. E non vorrei che qui i maggiolini fossero come gli scarafaggi. Abbiamo un uragano in arrivo. Non ha bisogno di dirmelo. Non è che sarebbe meglio andarcene? Tanner, dovremmo aspettare finché non tolgo questo pezzo da qui. Chiama Billy con l'altoparlante, digli di tornare, io intanto vado a cercarlo. Bene. Sì, buono. Portello, siamo bloccati, saranno guai. Leghi il ragazzo. Genis, qui. Ecco, lo sistemi. Questo bestione ballerà forte. Reggetevi.
Siete tutti interi? Tutto bene, vero? Ehi, sembra che stia schiarendo. Il cielo è azzurro. Lei sta bene, Tanner? Sì. Ok, ho bisogno di luce. Mi apra il portello. Accidenti, si è bloccato. Posso aiutarvi? Prendo il piede di porco. Stiamo perdendo potenza. Abbiamo l'acqua nel comparto motore. Sta entrando acqua anche qua dietro. Affonderemo. Il veicolo è progettato per galleggiare pieno d'acqua per metà. E quando è tutto pieno? Meglio non pensarci. Facciamo forza insieme. Jenny, tenga. Tanner, ha riparato quella moto? Sì, sto pulendo le candele. Beh, si sbrighi, devo fare un giro d'esplorazione. Neanche per sogno, su questa moto ci salgo solo io. Tanner. Precisa sensazione che sia rossa, alta sui 25. E se ne avesse 60? Pronto? Beh, mi adatto. Pronto, Miss Albany? Noi vi sentiamo, voi ci sentite? Noi vi sentiamo, voi ci sentite? Passo. Sì, chi è? Chi siete? Diteci subito chi siete. Mi chiamo Eugene Denton, maggiore dell'aviazione americana. Siamo in quattro. Due uomini, una donna e un ragazzo. Siamo presso a una distesa d'acqua. Ci localizzate? Vi sentiamo forte e chiaro, Maggiore. Siete a 17 miglia da noi, su una rotta di 81 gradi. Avete un mezzo di trasporto? Sì, sì, l'abbiamo. Sento che ci avete localizzato su 81 gradi. Risalirò verso di voi dirigendo su 261. Forza, Billy, andiamo! Scenda da quella moto. Andiamo in città a mangiare una pizza. Torniamo quando è buio. Tanner! Tanner, torni subito qui! Tanner! Torni indietro! Maggiore Denton, mi sente? Ah, sì, Albany, io vi sento. Vi stiamo inviando un emissario. Si chiama Tanner. Vi preghiamo di non pensare che siamo tutti nel suo precario stato mentale.